Un commissario per l'ente Parco d'Aspromonte, un terremoto con cui il Ministero revoca il presidente Leo Autolitano, scioglie il consiglio direttivo, nomina Renato Carullo alla guida dell'ente come commissario per i prossimi 6 mesi. Un decreto, quello del Ministero dell'Ambiente, che non arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, tanti malumori, le denunce. Del resto, le contestazioni elencate nel decreto cristallizzato, scelte dal profilo di illegittimità l'attività posta in essere dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell'ente, non è sorretta dai necessari presupposti di legittimità a presidio di buon andamento dell'azione amministrativa, gestione che espone l'ente a eventuali future azioni risarcitorie da parte di soggetti che hanno beneficiato delle emissioni in ruolo con successiva eventuale responsabilità erariale a carico dell'ente. Quindi il ministro Gilberto Pichetto Fratin per ripristinare la corretta governance dell'ente parco, onde assicurare il regolare funzionamento ed evitare la reiterizzazione e l'aggravamento del danno erariale, ha provveduto alla revoca dell'incarico al presidente del parco, che è di natura fiduciaria. Considerazioni analoghe che possono essere rivolte alla designazione dei componenti del consiglio direttivo dell'ente parco. Il problema principale, la gestione delle risorse umane. I primi campanelli d'allarme risalgono al 2020, lo stesso anno dalla nomina, quando il presidente Autolitano ha adottato una deliberazione con i poteri del consiglio direttivo sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Atto con cui, tra l'altro, è stata deliberata la stabilizzazione delle 17 unità di personale LPU-LSU, il cui iter di approvazione non si è concluso con la formale approvazione del Ministero. E ancora, nel 2021, la delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'ente relativa al programma triennale del fabbisogno del personale. Rimodulazione triennio 2021-2023 con riferimento alla quale l'iter procedimentale risulta tuttora sospeso in considerazione che da parte dell'ente parco non sono pervenute le integrazioni richieste dal Ministero. Nella ricostruzione a ritroso con cui il Ministero contesta gli atti adottati dall'ente, si arriva al 2023. Il Ministero dell'Economia, su richiesta del direttore dell'ente parco, ha nuovamente fornito indicazioni sulla disciplina da seguire ai fini della riformulazione del piano triennale del fabbisogno, precisando che soltanto nelle ipotesi in cui l'ente Parco avesse recepito le osservazioni e garantito la neutralità finanziaria delle assunzioni programmate, il piano triennale del fabbisogno 2020-2022 sarebbe stato legittimamente assentito. E poi c'è il capitolo organizzativo e gestionale dell'ente, che passa anche dalla concessione di nulla osta per mobilità volontaria di 9 unità di personale su 20 dipendenti in organico, in regime di finanza invariata, rientrando l'ente tra le amministrazioni soggette alla legislazione sul turnover, con conseguente limitazione della capacità assunzionale.